Cani e gatti alla ricerca della felicità. Gli amici a quattro zampe, ospitati dal canile di Muratella del comune di Roma, sono i protagonisti del libro Ti sto aspettando di Alessandra Bernardo, presentato nell'ambito della 13ª edizione del Magna Grecia Film Festival. Un libro emozionante che racconta le storie di cani e gatti in cerca di amore e famiglia in prima persona e sprona tutti gli umani ad adottare perché, come sottolinea l'autrice nel testo, l'amore non si compra, le anime pelose si adottano. All'incontro, moderato dalla giornalista Donatella Soluri, hanno partecipato anche le volontarie dell'associazione Anima Randaggio. Credo che il titolo sia abbastanza emblematico perché ho voluto far trasmettere al lettore quello che poteva essere un semplice pensiero, il pensiero più semplice che i cani e i gatti vorrebbero tanto trasmettere alle persone che possono entrare, potrebbero entrare in un canile e decidere di scegliere loro. E loro sono lì che aspettano, gli animali hanno necessità di avere queste anime sfortunate hanno necessità di avere una seconda opportunità. Questa seconda opportunità gliela possiamo dare solo noi, scegliendo loro, non comprando un animale e dando appunto una seconda opportunità, un riscatto a anime che comunque sono state sfortunate, perché abbandonate, perché è frutto di randaggismo, di persone sconsiderate che comunque magari prendono gli animali senza consapevolezza e senza responsabilità. Il libro racconta 30 storie di cani e gatti che si trovano all'interno del canile comunale di Roma. Sono animali che hanno un passato difficile, il canile ovviamente è un luogo di solitudine, di sofferenza, è un luogo difficile e molta gente infatti ha paura di entrare in questi luoghi perché probabilmente hanno paura di quello che potrebbero trovare. Io invito tutti invece ad entrare in un canile perché il canile è fatto anche di riscatto, di speranza. E questa speranza la possiamo donare solo noi nel momento in cui decideremo di mettere piede in un canile e probabilmente ci potremo innamorare di uno di loro.